Buongiorno, questo è Daily Prime Pagine, il podcast dell'ANSA per dare un'occhiata ai titoli e alle notizie delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali e approfondire i temi più interessanti con la lettura di un articolo di giornalisti e giornaliste della prima agenzia di stampa italiana. Buongiorno a chi ci ascolta da Gabriele Santoro, oggi è martedì 28 maggio 2024. Gli esteri in primo piano sui quotidiani italiani questa mattina sul doppio fronte di Gaza e dell'Ucraina. La strage di civili in un campo profughi a Rafah, almeno 45 i morti, armi NATO per colpire la Russia, in ordine sparso i paesi dell'Alleanza Atlantica. E poi gli affari interni, PNRR, la rottura tra i comuni e il governo, il Papa e i Vescovi, basta gay nei seminari, la cronaca, il racconto di Alessandro Impagnatiello, così ho ucciso Giulia Tramontano, l'economia al palo, l'industria 5.0. E iniziamo la rassegna stampa di questa mattina dalla prima pagina del Corriere della Sera. Rafah, orrore e condanna, il titolo di apertura del Corriere. Israele colpisce i civili, 45 morti, il mondo si indigna. Netanyahu, un tragico errore. Critiche anche dalla Casa Bianca, il ministro della difesa italiano Crosetto, così si semina odio. Andiamo a vedere nelle pagine interne. I video ripresi dai telefoni mostrano i corpi carbonizzati. I palestinesi uccisi sono almeno 45, tra loro molte donne e bambini, raccontano i testimoni, spiega il Corriere con un pezzo da Gerusalemme. Lo Stato Maggiore ha ordinato di aprire un'indagine. I portavoce di Israele provano a spiegare che il Raid ha eliminato due capi di Hamas con i loro uomini riuniti in una base fondamentalista e che l'intelligence non aveva rilevato rischi per i civili. Le prime ricostruzioni ipotizzano che l'esplosione delle bombe abbia causato le fiamme trasformate in un incendio distruttore. Ma la comunità internazionale condanna l'attacco e anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu è stato costretto a presentarsi in Parlamento dopo la richiesta votata da 40 deputati. Alla Knesset ha parlato di tragico errore. Stiamo investigando il caso, dice Netanyahu. Per noi ogni vittima collaterale è un dramma, ha detto, interrotto dalle urla dei deputati dell'opposizione. Una indignazione che ha fatto il giro del mondo, dagli Stati Uniti all'Unione Europea. Emmanuel Macron, presidente francese, dice: queste operazioni devono terminare, non ci sono zone sicure a Rafah per i civili palestinesi. Josep Borrell, capo della diplomazia europea, si è detto inorridito dal video ripreso a Rafah e annuncia: d'ora in avanti userò le parole governo Netanyahu e non Israele, perché è lui che sta prendendo le decisioni per distruggere l'autorità palestinese. Molto dure anche le dichiarazioni del ministro della difesa Guido Crosetto. Ho l'impressione che Israele stia seminando un odio che coinvolgerà figli e nipoti. Hamas è un conto, il popolo palestinese, dice Crosetto, è un altro. Cambiamo fronte e cambiamo anche giornale, ci spostiamo sulla prima pagina di Repubblica, parliamo dell'Ucraina, armi antirussia, NATO divisa, Stoltenberg, ogni governo è libero di dare l'ok a colpire Mosca con le sue armi, l'Italia si smarca, no della Germania, Macron in arrivo, istruttori militari francesi, l'intervista al ministro degli esteri polacco, siamo pronti all'invio di nostre truppe, leggiamo sulla prima pagina di Repubblica. Andiamo sulle pagine interne. NATO appunto in ordine sparso. Stoltenberg precisa: spetta ogni governo dare l'ok a colpire Mosca con le sue armi. E dall'Italia arriva un no: le nostre armi non colpiranno oltre il confine, riporta Repubblica, in un retroscena che sottolinea il fatto che per il governo di Giorgia Meloni è fondamentale evitare un conflitto diretto con la Federazione Russa. Diverso il tono invece del ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski, intervistato da Repubblica, che dice: non escludo truppe polacche a Kiev, Putin ci deve
temere. Se davvero vuole la pace, dice il ministro degli esteri polacco, al presidente russo basta una telefonata per averla. Inoltre, l'allarme del ministro di Varsavia, Mosca usa i migranti per una guerra ibrida, rafforzeremo il confine bielorusso. Lasciamo gli esteri, passiamo agli affari di casa nostra. Sulla prima pagina della Stampa, PNRR, la rottura comuni-governo. Comuni e province si augurano che la fase 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non coincida con una nuova stagione di tagli agli enti locali. Gli amministratori locali sono preoccupati e tornano ad alzare la voce. Con i tagli alla spesa corrente, i servizi sono a rischio. Cosa è successo? L'ultima manovra ha imposto a comuni e province, scrive la Stampa, un risparmio di 250 milioni di euro l'anno dal 2024 al 2028. Si parla dunque di 1,25 miliardi di euro da tagliare tra quest'anno e il 2028 e il 50% del sacrificio, scrive ancora il quotidiano di Torino, andrà a colpire chi ha avuto più fondi dal PNRR. Ma questo è un paradosso, secondo i sindaci, perché è proprio il PNRR, dicono, che impone più spese correnti. Una protesta che unisce sia i sindaci di centrodestra che quelli del centrosinistra. Il leader dell'ANCI, Antonio De Caro, che è del PD, dice che il danno è doppio. Ci inquieta il fatto che il taglio sarà applicato con coefficienti, ribadisce che tolgono di più a chi ha avuto maggiori risorse dal PNRR. E questo è un controsenso, perché con i fondi europei, spiega ancora De Caro, saranno realizzate opere pubbliche che necessitano di maggiori servizi e risorse. Anche i sindaci di centrodestra, dicevamo, protestano. Ci sono le parole sulla Stampa di Mario Conte, primo cittadino di Treviso, leghista come il ministro dell'economia Giorgetti, che dice: la bozza del decreto rischia di penalizzare i comuni virtuosi e tra questi ci sono tutti quelli veneti, dice il sindaco Conte, che hanno avviato il 100% dei cantieri e in questi mesi si sono dimostrati puntuali nei confronti della programmazione PNRR. Giorgetti però al tesoro tiene il punto e il ministro per gli affari europei, Fitto, dice, è solo una fase di discussione tecnica e dice che si tratta di una polemica surreale, perché la legge di bilancio dello scorso anno esclude dai risparmi gli interventi di politica sociale, dagli asili alle famiglie fino alla disabilità. Ma la polemica evidentemente continua. Ci spostiamo adesso sul Messaggero, che dà conto di una frase omofoba del Papa sui seminaristi gay. Questo è il titolo nelle pagine interne del quotidiano romano, la gaffe a porte chiuse. Le parole di Bergoglio in un incontro con 200 vescovi. C'è troppa frociaggine, avrebbe detto il Papa, la raccomandazione di non parlare con i giornalisti. Ma qualche vescovo ha rotto la consegna del silenzio per riportare all'esterno la gaffe avvenuta la scorsa settimana. Qual era il contesto? Un colloquio informale a domande e risposte con oltre 200 presuli italiani riuniti per la loro assemblea annuale, come accade da 5 anni, da quando la CEI ha aperto una riflessione sui nuovi criteri da utilizzare per l'ammissione dei futuri preti. Francesco, scrive il Messaggero, aveva fatto capire di quanto fosse necessario esaminare a fondo i candidati, far emergere la loro maturità o meno dal punto di vista affettivo e se fossero in possesso di personalità risolte. Lo screening viene fatto con l'ausilio di test psicologici ed esperti. Così dice il Messaggero. Francesco, un po' per tagliare corto, un po' perché il clima era confidenziale, si è lasciato scappare quel brutto termine. Chi lo conosce bene riferisce che qualche volta, specie quando è un po' stanco, stiamo continuando a leggere l'articolo del Messaggero, gli capita di far fatica a tradurre dallo spagnolo all'italiano le parole, incorrendo inevitabilmente in qualche errore grammaticale o, come stavolta, in uno scivolone, probabilmente senza avere contezza del pieno significato negativo del termine. Ma in Vaticano, conclude il Messaggero, regna l'imbarazzo.
E ora ci spostiamo sulla prima pagina del quotidiano nazionale. Io a pranzo col corpo di Giulia in auto. Alessandro Impagnatiello, reo confesso del massacro con 37 coltellate della compagna Giulia Tramontano, incinta di suo figlio, è salito sul banco degli imputati e per 6 ore ha raccontato l'orrore del femminicidio. Nelle pagine interne il racconto drammatico del giovane, in aula il racconto dell'orrore: andai a pranzo da mamma con il corpo di Giulia nell'auto. Un anno fa il delitto, Impagnatiello, le feci una domanda e lei mi ignorò, così la colpì al collo. Di notte le davo veleno per topi in chicchi per farla abortire. Le 37 coltellate, il numero l'ho sentito in TV. Dopo l'orrore l'assassino corre dall'altra donna e mentre aspetta sotto casa e dopo aver massacrato la madre di suo figlio, il racconto riportato dal QN, cerca i risultati delle partite di calcio, un dettaglio inquietante come il viaggio in auto che fa quando Giulia è già morta per andare a pranzo dalla mamma. Tutti la stavano cercando. Il suo cadavere, dice il ragazzo, in realtà era del bagagliaio della mia auto. Avevo provato a bruciarla, ma non ero riuscito a renderla cenere. Lo strazio della sorella di Giulia, Chiara. La mia vita si è fermata. Avrò sempre 27 anni. Il padre della vittima. Grideremo ancora più forte affinché sia fatta giustizia per Giulia e per il suo Tiago, il bambino che portava in grembo. Infine, l'economia. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore, Industria 5.0, investimenti fermi, ordini congelati. A più di 3 mesi dall'approvazione, le agevolazioni del decreto Industria 5.0 sono ancora bloccate perché mancano i provvedimenti attuativi, scrive il quotidiano economico, ma l'attesa per lo sblocco dei crediti d'imposta alle imprese che investono in innovazione ed efficienza energetica non è ancora finita. Il decreto del MIMIT è pronto, ma manca il via libera dei ministeri dell'ambiente e dell'economia. Tra tempi tecnici e prudenza della ragioneria sulle coperture sono necessarie alcune settimane, ma intanto le imprese congelano gli investimenti. E adesso leggiamo un approfondimento dell'ANSA sulla guerra in Ucraina. Lo firma da Mosca Alberto Zanconato. I primi militari francesi metteranno ufficialmente piede in Ucraina in tempi brevi. Ad annunciarlo è stato il capo delle forze armate di Kiev, Alexander Syrisky, che ha reso noto un accordo con Parigi per l'invio di istruttori. Ma è inevitabile che, dopo gli scenari per uno schieramento di truppe occidentali più volte evocato dal presidente Emmanuel Macron, la notizia alimenti i timori di uno scontro diretto tra la NATO e Mosca, accompagnandosi all'invito insistentemente rivolto dal segretario generale Jens Stoltenberg ai paesi membri di dare il via libera all'Ucraina per colpire il territorio russo con i missili da loro forniti. Sono già stati firmati documenti che consentiranno presto ai primi istruttori francesi